non so se ti commenti. Mi dice che sei live? Sono in live? Prova. Perché si sente? Ah, perché c'ho il coso aperto di là. Oh, Santa Cleopatra. E si sente ancora? Eh no, perché sono in live adesso. Sì, no, ma non mi fa vedere. Eh no, si è tolto, perché non è in live. It's the final countdown. Comunque sono in live. Allora, niente, intanto siamo in sonda da solo. Quindi vediamo se parte la pubblicità. Ah no, però non mi fa vedere. Ma era partita la pubblicità. Sì? Allora funziona. Ok, aspettiamo un minutino, premiamo un tasto per andare avanti. Sta comunque funziona, ragazzi. Cosa che funziona in questa casa? Ah, mettiamoci nel party perché sennò mi becco gente che mi parla e... No, beh, tanto non è live, cioè non è online. Vabbè, ci offriamo lo stesso. Vabbè, se qualcuno vuole partecipare mi scrive e cerca party CT Agame. Così almeno... Allora, nuova carriera. Ciao Mirko! Intanto ciao a tutti, belli e brutti, al vostro Cristian e Alex. Benvenuti alla nuova live. Sono qua in compagnia con mio nipote Mirko, che è qua che vi saluta. Sentivo l'audio dall'auricolare. Ah, dall'auricolare? Non stavo capendo più niente. Ok, ma lo sentite in tempo reale oppure senti in ritardo? No, era tipo 10 secondi di ritardo, quindi appunto ci capivo ancora meno. Allora... Come scritto su Telegram, chi è iscritto sul mio canale Telegram l'avrà già saputo, il problema è che siamo soltanto in 9, non si scrive un cazzo di nessuno, quindi vabbè, fa niente. Dovrei mettere qualcosa che scorre, che dice dove si trova, perché effettivamente sennò come fa la gente a capire dove, come si trova. Anzi, se me lo scrivi sotto, puoi scriverlo. Lo direttamente qua. Se vuoi scrivilo, usa questo. Scrivi un messaggio, lo mando. Ho capito, sono io. Ok, ci vuole la tastiera lì. Allora, niente, benvenuto, come dicono in Finlandia e qualcuno in Spagna lo dirà probabilmente. Allora, direi di iniziare con la nuova carriera. Non so minimamente come si faccia, però ho scoperto che ci sono delle cose belle. La tua carriera in Formula 1 2019 inizierà scegliendo una scuderia di Formula 2. Correndo per questa scuderia vivrai alcuni dei momenti chiave di una stagione di Formula 2. Un campionato carico di emozioni, ma anche un trampolino di lancio verso la Formula 1. Alla conclusione del campionato cadetto, le scuderie di Formula 1 ti offriranno dei contratti, i cui termini dipenderanno dalla scuola di piloti scelta e dalle prestazioni ottenute in Formula 2. Potrai quindi iniziare la tua carriera in Formula 1 e scrivere il tuo nome nella storia dei motori. Grazie. Cioè praticamente io per far carriera di Formula 1 devo iniziare con la Formula 2, beh, mi pare anche giusto. Oh, qual era la squadra? Dove c'è? La prima? Sì. Prendiamo la prima. A parte che vabbè, quel cacchio... Cioè, vabbè, proviamo la prima. Inizia carriera con la prima. Per quale motivo scelgo la prima? Perché c'è il figlio di Schumacher. E quindi per quello. E poi è perché abbiamo fatto... Tra ieri sera e questa mattina tutte le gare di Formula 2, io e mio nipote. Allora, vediamo un po', prove libere, prova completo, breve, tentativo unico, no, mettiamo qualificazioni brevi. La gara facciamo il 25%, a livello dell'intelligenza artificiale facciamola un po', perché sennò... Se no qua, ciao frate, cioè, mettiamola a 15 dai. Postazioni gameplay, flashback sì, danno veicolo facciamo un ridotto, se no. Safety car sì, severità taglio curva normale, non si può togliere.
perché ogni volta che perdo un cordolo mi danno la penalità di 3 secondi. Non mi sembra abbastanza. Allora, tempo limite di velocità piena. Ok, aiuti. Vabbè, facciamo principiante, quindi ho voglia. Allora. Aveva detto il mio amico che qua si poteva mettere poi la cosa. Che senso? Quella roba lì che dicevamo per il circuito che ti diceva passa di qua, passa di qui, passa di giù. Ma penso che devi prima partire. Io ancora non ho ancora avviato. Perché le prove libere ci sono. Giro di formazione. Sì, Cos'è? mettilo, mettilo. Che cos'è? È il giro che fanno prima per scaldare le gomme. Ok. Perfetto, quindi ci possiamo tamponare posso tagliare le Certo. curve, non mi danno i secondi di penalità. Ok, quello che ha scritto mio nipote sotto è il link per cioè entrare nel canale. Niente di che, non spammo tantissimo, spammo soltanto il giorno in cui sto facendo la live e a che ora inizio la live, perché il countdown. Adesso ho scoperto come si fa, però l'evento è stato tolto, quindi ho dovuto ingegnarmi in questa maniera. Sono stato male in questi giorni, quindi avevo detto che facevo la live martedì sera, forse mercoledì sera, però poi sono stato male, quindi non ho fatto più niente fino a ieri sera, fino ad oggi. Niente, direi di andare avanti. Attiva modalità carriera No, pro. no, no, pro niente, pro un No, niente cazzo. pro. No, 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 no. Non mi freghi questa volta. Avvia sessione. La terza terra in campionato Formula 2 a mezzo Formula 2. Christian Aresen, difficile scelta di mostrare l'attaccamento alla squadra campionata. Scegliendo la posizione del proprio compagno. Vabbè. Tutto molto bello, ragazzi. Ok, mio nipote adesso si è dormito. No, si è verificato un errore. Il nuovo pilota prema e saldamente in testa. Merda. Non so se la gente mi vede. Devon Butler non vuole darsi per vinto. I due continuano a lottare Però qua testa a dice che testa c'è in un queste errore. prime gare di campionato. No, non si, questo no. Ma sta Ma andando. qualcosa non va, Butler cerca di approfittarne, forse è un guasto meccanico. Sta riprendendo velocità, resta il dubbio sulla natura del problema. Però l'ha avuto Riuscirà a finire troppo, la gara? scricchiolava un po'. Sì. Sembra essere un problema del turbo. Hai una velocità di punta ridotta, ma sei quasi al traguardo. Puoi ancora lottare per raccogliere punti. Avanti, non arrenderti. Fa del tuo meglio, siamo tutti con te ora. Tirato un po' dritto. Perfetto, perfetto, ce Il l'ha. tuo compagno si sta avvicinando, cerca il sorpasso. Ripeto, Lucas vuole sorpassarti. Ripeto, il tuo compagno di scuderia vuole sorpassarti. Che cazzo So che vuoi? non vuoi perdere posizioni, ma ora che sei senza turbo è lui l'unico in grado di guadagnare punti in classifica. Se lo blocchi potresti danneggiare la scuderia. Mi caga il cazzo dicendomi provaci di qua di là non mollare e poi fai passare col compagno. Lascia passare Lucas finché ha ancora la possibilità di attaccare. Se non mi raggiunge. Ma fa il culo, ma ha tapponato sto deficiente! Ma dai! Ma col cazzo che adesso lo faccio passare! Impedendo a Lucas di passare potresti aver sottratto punti importanti alla scuderia.
Ma dov'è Lucas? Non c'è neanche Russell qua dietro. Ah, forse si chiama Lucas di nome. Chiamalo per cognome, io che cazzo ne so. Ragazzi, se supera il secondo, che posizione sono? Mi dici più che mi devi parlare, stronzo. Scusate i termini, ma quando ci vuoi ci vuole. Dov'è Lucas? Io ho tanto sul secondo. Lucas dov'è? Finito. Mi ha pure tapponato per il gesuita. Sono a 5 secondi dal primo. Guai che l'ho preso, però non ce l'ho fatta male. Lui che ha tapponato me, avrà dati a lui. La Carlin conquista oggi un'altra vittoria fantastica. Adesso mi farà una romanzina. Davide, quali fattori hanno fatto la differenza oggi? Credo che la capacità di adattarsi alle circostanze sia stata cruciale per la vittoria. Mantenere la calma e il polso della situazione, senza rinunciare all'aggressività quando necessario e affrontando ogni possibile crisi a mente lucida. È una capacità di adattamento che non potrà che tornare utile nel prosieguo della stagione, se mantenuta agli stessi livelli. E siamo al momento della premiazione. Il team Carlin è proprio sotto la cabina dei telecronisti che festeggia l'arrivo dei piloti. È stata una gran vittoria che significa moltissimo per la scuderia. Perché?
PS4. E dopo questa gara rivediamo la situazione della classifica del mondiale di Roma. Ottimo risultato per Devon Butler, che aumenta il suo vantaggio in vetta alla classifica. Davide Valsecchi, secondo te chi dovrebbe essere? Perché quello dietro era talmente dietro che non posso dire che Alessio, infatti sono a 7 secondi. Guida pulita, sempre preciso. Penso possa essere soddisfatto. Adesso sempre arrivato secondo. Vediamo ora la classifica costruttori. La Carlin passa in testa alla classifica. Dopo questa gara vincente sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Arrivederci e buon proseguimento. Hai superato il secondo e sei secondo. Infatti sta cosa non l'ho mai capita. Adesso ho abbassato un po' il volume del game, vediamo un po' se magari gratta meno. Vabbè, comunque sono arrivato secondo. Dov'è l'altro della prima? Non è neanche arrivato. Dov'è? Io non lo vedo. Cioè, dov'è il compagno di squadra, il fantomatico fenomeno da paraccone? Era Weber. Ma dov'era Weber? Non l'ho mai visto, si è ritirato. No, è arrivato a più 44 secondi. È arrivato ultimo sto pippone, rompere le palle a noi. Avanza, dai. Vediamo se mi dice qualcosa. Se ha il coraggio di dirmi qualcosa sto qua. Rapporti con la stampa. Eccoti. Cara entusiasmante. Sì, grazie. Che ti piace o no, sei molto popolare, quindi ti ho trovato un'intervista veloce. Vabbè. Ok, qui siamo pronti. Un minuto. Vai, bella gnocca! Ricorda, tutto ciò che riveli alla stampa diventa di pubblico dominio. Quindi, con calma, concentrati sulle parole e pensa a come le interpreterà. Non dire che è di cocaina, okay? Non dire che... Siamo pronti. Dali. Non faccio uso di cocaina. Sai, Emra continua a ripetermi che questo sarà il tuo anno. Se è così, preparati a infinite interviste. Mi ha detto che mi dà l'anno? Rispondi alle mie domande e andrà tutto bene. Ma no, che piccolo dell'altro. Ok, mettiti qui. Metti quattro pisello. Perfetto. Va a darmi un bacio. Ci sei? Gara vincente oggi. Raccontaci cosa ne pensi. Però non ho vinto, sono arrivato secondo. È il tuo terzo weekend con Lucas. Come vi state trovando dopo che hai tamponato? Cosa? Con il tuo compagno di squadra, come ti stai trovando? Non ho bisogno di trovarmi che... Io direi con la sinistra. Questo qua? Sì. 5, 4, 3. Perché non hai lasciato questo? Come chiedeva il team. Prego pippone. Infatti non era così vicino. Ottimo, ed è tutto. Non era così vicino, cioè c'era un altro, mi diceva Lucas, Lucas, io che cacchio so che Weber. Ciao Lia. Ciao Lia, non so se si è sentito. No, non ora. La prossima volta che ricevi istruzioni dalla scuderia, fa come ti dico. Sei incazzato, eh? Chiedo scusa, sto disturbando. Posso andarmene? No, continuate. Possiamo aiutarti? Volevo solo dirti che hai guidato meglio. Già, grande. A mio parere meritavi di vincere. Ok, congratulazioni. Ma ti hanno dato un ordine e avresti potuto rovinare la gara entrante. Mi spiace dover essere io a dirtelo, ma ti manca la stoffa per diventare un campione. Lucas sta sempre a sbandierare quanto sia importante la scuderia e bla bla bla. Ma a conti fatti... Ti avrebbe lasciato passare se fossi stato nella stessa scuola. Visto l'esitazione? Ad ogni modo, non ha importanza. Dall'anno prossimo passerò le mie domeniche sul podio della Formula 1. Mentre voi due giocherete coi bambini a guidare i go-kart. Evviva! Mi piacciono i go-kart! Posso capire perché lei. Ah, c'è la macchina rossa. Credi che è una scuderia? Chissà come va. Devi guidare come ti pare. Dai.
voglio andare in Formula 1. Sto bene qui. Ma perché mi danno a Butler? Ah no, a Butler è quello che... Ah, Lucas Webber, ah, è mio compagno di squadra. C'è ragione. Ma cosa hai presentato? Che ne sapevamo? Infatti io, diciamo, mica abbiamo mangiato pasta e fagioli insieme. Poi a me i fagioli non piacciono neanche. Sì? Cosa hai detto? Si è sentito. Ah, si è sentito. Si è sentito cosa? però mi fanno già partire da così. Sì, perché sono le prove, tipo. Che duello incredibile! Devon Butler è ruota a ruota con il suo rivale per il titolo. Vuole impedirgli di passare a tutti i costi. Vabbè, io posso guidare o... E c'è un contatto! Butler gli ha tagliato la strada. Non poteva evitarlo in nessun modo e guardate i danni... Ma perché io devo iniziare sempre con le macchine danneggiate? Prima il turbo, adesso il musetto. È stata una manovra avventata, forse per eccesso di aggressività, ma in ogni caso mi aspetto a breve l'intervento dei commissari. Ormai tutti siamo abituati a giocare. Daranno 5 secondi di penalità a me. Ci siamo abituati a giocare con senza musetto. Sì, infatti potevano lasciarmi... Non mi dire di far passare qualcuno perché sennò ti manda a fanculo. I commissari di gara hanno infilato lo stop and go di 5 secondi a Devon. Ah, 5 secondi è andato. Ancora riprenderlo, puoi ancora batterlo. Vai, sorpasso pulito. Questa volta non l'ho tamponato. Devon è rientrato ai box. Devon ai box. Box. Mamma che sorpasso! No! Però 5 secondi sono pochi. Io ci ho perso molto più tempo ai box. Per colpa sua. Devone avanti a te di un paio di posizioni. Dai, questa volta non era proprio il sorpasso correttissimo, però vabbè, ce la facciamo piacere. Oh, chissà se c'è King. Accelerazione DRS, bravo. Ah, pensavi che sorpassassi da lì, C'è Devon davanti a te. Cazzo è Devon? Ah, Patra. Ma perché dicono i nomi? Cosa sono? I vostri parenti, porco due. Qual è tutta sta confidenza? Secondo te io mi faccio qualche problema. Così può farlo col computer, mica con me. Eccolo là il pippone. Ah no, quello che va in Formula 1. Ah,
Ah, che sta lottando contro un altro. Si schianta su tutte e due. C'è Butler davanti a te. Avevo intuito. Devo stare un attimo dietro, ma mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo. Devone avanti a te di un paio di posizioni. Non fammelo pesare ogni volta, eh? Non devo far passare quel pippone di Weber. Dai. Davanti ai Devon, ricordatelo se decidi di sorpassarlo. Cosa vorrebbe dire? Perfetto, dai. Sto ribeccando. Tagliate tacco, tagliate punto, quanti giri mancano? All'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Hai Butler davanti. Ancora. Passato, tranquillo. Bello, che sorpasso. Non sono ricordato che era Demon. Accelerazione, passa dall'interno e solo quarto. Vado alla caccia del terzo posto. Lo fai sembrare facile. Modestamente lo faccio sembrare facile. Vai. Terzo posto! Ma vieni! Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto di qualità proprio come ti avevamo chiesto. Modestamente. Non funziona il PC? Splendida vittoria per il Team Carlin oggi. Ma come, Demon era dietro?
Allora Davide, commento a caldo? Ha vinto Lando Norris. All'altro. È stata una gara spettacolare, c'è sicuramente da celebrare una vittoria più che meritata, soprattutto alla luce della dinamica della vittoria stessa. Onestamente mi stupisce che Devon Butler abbia ricevuto solo una penalità per quel contatto. Ma chi si aspettava di vedere la sua vittima non solo rientrare in gara, ma addirittura riuscire a superarlo? È così che una gara è bello che indimenticata. Infatti. Ed ecco i trionfatori della giornata. In passato la Carlin ha portato avanti alcuni dei massimi talenti della Formula 1 e oggi ha dimostrato ancora una volta di saper scegliere i propri piloti. Questa vittoria è solo l'inizio, il futuro si aspetta rose con prestazioni del genere. Ah, quindi devo scegliere la Carlin? Ah, ma te lo stai sentendo? Sì, sì, sì. A sudare le cose. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il leader della classifica che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Passiamo al pilota del giorno. Lucas Vetter, Webber è undicesimo. Per me stavolta è Maximilian Gunther. Oggi ha tenuto un ritmo incredibile e ha saputo attuare la strategia elaborata dal suo team. E ora passiamo ai costruttori. I punti di vantaggio della Carlin sugli inseguitori aumentano. Oggi anche la Russian Time ha dato una prova di forza, riuscendo a risalire la classifica. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano molte altre emozioni. L'appuntamento è per la gara di domani. Che posizione classifica? Vabbè. Io sono arrivato secondo, adesso terzo. E mi ha sfondato il musetto. Ottima giornata. E tu che ne dici? Un recupero impressionante quello di oggi. Pensavi di non avere più chance dopo l'incidente con Devon? Pensavi di riuscire a riprenderti la posizione su Devon? Da me. In cetta di punti ultimamente. C'è qualche chance di assicurarsi il campionato? Tu e Lucas Webber avete fatto in cetta di punti. Dai, c'ho questo. La risposta giusta è: chi cazzo è Lucas Webber? La domanda non è chi è, la domanda è perché. Perché ce l'ho in squadra? Tanto siamo in quattro, ragazzi. Grandissimi. Vedo che la cosa piace della Formula 1, come piace a me. Avevo detto che questo weekend facevo FIFA, ma dopo l'ultimo... Dopo che ieri ho vinto solo io una partita. Cerchiamo tutti. Cosa posso dire, vediamolo. Non ci sono altre parole se non mi dispiace. Mi dispiace di avervi considerato degni del rispetto che tutti i piloti meritano, e sto parlando di entrambi. Non ho mai visto nessuno tanto scorretto. Ridicolo. Esattamente quello che penso. Sono in traiettoria e vengo comunque urtato. A proposito, sto bene, grazie. E in più vengo anche penalizzato. Sei incredibile. Ti meritavi ogni secondo di penalità, forse di più. E poi, oltre a distruggere la sua auto, non hai pensato che qualcuno potesse farsi male? Già, io. Dunque, vincere a tutti i costi è la tua strategia, ma non la nostra. Devi stare attento. Sì, certo. Minchia, parla lui che vuole. Non lasciarti spaventare. Sa che qui quindi sulla pista stagli lontano. Soprattutto qui dovrai legarti al contatto. È il suo espediente per vincere. Anche il mio. Cosa fa? L'espediente per vincere è tamponare. Perché il mio no? Mi ha rubato un'idea. Occhio che è l'ultima da mi sa. Quindi c'è vinto 12 di 12. Ah, è vero. Brum brum. Chissà che cosa mi rompono adesso. Senza una ruota. Si buca una ruota e vado a piedi, devo arrivare. Devi spingere la macchina. Finalmente siamo qui ad Abu Dhabi. Una dopo l'altra, Abu Dhabi. Il calendario ci hanno portato all'inevitabile conclusione. L'evento finale del campionato di Formula 2. E viste le premesse, sarà una corsa sicuramente spettacolare.
Via Sailand è un tracciato da 5 km e mezzo. Ah, devi fare l'abbonamento. Non ti preoccupare, Ria. 21 curve e due rettilinei molto lunghi. Questi ultimi rappresentano le migliori opportunità di sorpasso alle staccate delle curve. L'avevo notato anch'io. Mi piace mica. Per l'ultima volta quest'anno Davide Vazzelli a farmi compagnia. Davide, ben ritrovato. Penso proprio che mi servirà tuo aiuto. Vazzecchi, la natura di prima, ma no, non era quello. Puoi dirlo, Alex, siamo al finale perfetto. Solo due piloti con un vantaggio tale da potersi contendere il campionato ignorando il resto degli avversari. Il resto del Carlino. Dopo l'eccellente prestazione di Devon Butler e la gara di ieri, sono completamente appaiati. Chi tra questi due piloti, che sono stati rivali nel corso dell'intera stagione, non dimentichiamolo, riuscirà a tagliare per primo il traguardo, verrà incoronato campione. Non vedo l'ora. Non ho capito cosa ha detto. Siamo all'ultima gara della stagione. Ti sarà sufficiente chiudere con un piazzamento migliore di quello di Devon. Il campionato del mondo di F2 sarà tuo. Cazzo è bene. No, infatti è la stessa cosa che stavo dicendo io. Vedi, puoi cambiare le cose. Ma gli assetti. Lasciamo questo qua. Sì, per il momento, perché noi non capiamo un cazzo. Vabbè, poi se avete consigli da darmi, scrivete pure. Vabbè, inizia la gara. Ok, ce l'avevo Devon davanti. E io sono primo. Vai, ho fatto il record della pista. Devono il quarto al momento. E sti cazzi? Quando ho superato Ghiotto ho detto che era un'occasione troppo ghiotta per non superarlo. Non stare attento a prendere i cordoli prima che mi danno quel secondo. Devono il quarto al momento.
frenato. Ha frenato troppo tardi. Ha lasciato l'acceleratore inchiodato. Io pensavo che arrivasse secondo poi mi tamponasse. Come storia, ma invece... sono a seconda. Debole quarto al momento. Chi se ne frega di te. Ok, DRS abilitato. Se non c'è nessuno davanti, non te lo usare. Eh? Se non hai nessuno davanti, non te lo fanno usare il DRS. Beh, mi faccio sorpassare. Dov'è Webber che lo è? Beh, diceva, fai sorpassare Webber, fatti sorpassare da Webber, io ero quarto, quello lì era undicesimo, cos'è, mi dovevo accostare? Chi se ne frega, ma dimmi come sta il mio compagno di squadra, che gli voglio tanto bene, perché lui è bravo! Per Webber è il compagno di squadra. Ah. 11 secondi da secondo. Ma questa volta che sono inchiodato. Debole al terzo posto. Ah, è quello. Vabbè, l'importante è che sto davanti a lui. Parliamone. E lo farà recuperare. 15 secondi dietro, proprio attaccato. Ah, Webber è terzo. Hai Webber, tapponalo. Perfetto, dai, ultimo giro. Dai, Webber. Ok, sei nella top 10. Sono primo, non la top 10. Vabbè. Hai Devon dietro. Sì. Poi quando esce fuori dimmi quanti secondi di stacco di vantaggio. Ho. 17 secondi, ho guadagnato altri 2 secondi.
va? Io non lo vedo. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro, dai. Amministro il vantaggio. Mm-hmm. 16 secondi. Ha recuperato solo un secondo, che ho fatto un giro pessimo. Poi questo qua mi aspettavo fosse più complesso come, come curva, invece ti è fermato. Qua 16 secondi di vantaggio. Weber è un secondo e 8 da lui, quindi lo può ancora tamponare. Fallo per la scuderia. L'altra era quella più insidiosa, perché ti dice di accelerare perché è tutto verde, ma in verità devi rallentare un pochino, perché sennò è questa qua la curva che più odio. Infatti vedremo. Ma vieni. Bel lavoro e buon piazzamento. Hai fatto un salto di qualità proprio come ti avevamo chiesto. All'inizio della stagione in molti si chiedevano se avesse le carte in regola per arrivare. Pilota del mondo. Miglior pilota del mondo, addirittura. Ma sono tutti uguali i cosi, team manager. Cambiano solo la giacchetta. Cos'è? Oli e Benji? Il telecronista è sempre lo stesso. Non mancare nulla, c'erano tutti gli ingredienti. Rivalità, tensione, emozioni forti. Questi due piloti si sono contesi la vittoria per l'intera stagione. Ma in Oli e Benji tutto è normale. Anche Deares vince il mondiale. Spesso, poco ma sicuro. Devon si è comportato bene nel corso dell'intero campionato, ma oggi la vittoria spetta ad altri. Con essa la corona del campionato di Formula 2. Cioè, ho vinto una gara sola e ho vinto tutto il mondiale. Cioè, non l'ho capita sta cosa. Ma vediamo se mi viene a rompere quella di Zebedei. Preferiamo una donna, levati dalle palle! Tiro a testate tutti quanti, tanto c'ho il casco. Questo risultato chiude anche i giochi per il campionato di Formula 2, decretando il campione di questa fantastica stagione. Dopo questa classifica. Fantastica prestazione, la vetta della classifica accoglie un nuovo pilota. Una domanda per te, Davide. Chi è il pilota del giorno? È una scelta difficile, ma direi il pilota della Prema. Ha dimostrato un controllo. Pilota della Prema ha un nome. Oltre a giustamente non è che passa pazienza nelle situazioni difficili. La Prema è ormai irraggiungibile per le altre scuderie. È un altro trionfo per loro di campionato costruttore. Dopo questo weekend frenetico è arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Beh, poi 5 alla punti. Gara. Oh, niente, nessuna intervista. Dov'è la pippina? Bla bla bla. Bla bla bla. Ecco. Oggi non è andata troppo bene. Come? Parliamo di cosa è successo. Come non è andata bene? Ho vinto il Gran Premio. Il campionato piloti è tuo. Come ti senti? È stato un finale di stagione emozionante. Com'è andata la tua gara? Si parla
parla di un possibile futuro in Formula 1, perché puoi commentare? Ah, non mi dice niente. Ottimo, ed è tutto. Ottimo. Su commento. Allora, se è iniziata abbastanza bene, vediamo un po' se mi contatta qualcuno. Beh, teoricamente dovrebbe chiamarmi qualcuno, sì, di Formula 1. Non picchiare se tipo ti contatta la Ferrari o roba così, perché ti chiedono sempre di arrivare prima. Ma che consiglio te l'ha dato il tuo amico? Appunto questo. Ah, di non prendere grandi scuderie. Ah, avevo capito invece di prendere grandi scuderie. Congratulazioni, campione di Formula 2. Ehi, congratulazioni, goditi la vittoria. Che non ti capiterà più. Devon, capisco la rabbia. Hai perso più nulla. Sappiamo più tutti nulla. Che sarebbe andata diversamente se non mi avessero affossato con quella penalità. Sì, ancora. Senti, oggi ti è andata più che bene, per tua fortuna. Buon per te? Ti serviva, a me no. Oggi era solo una passerella per la Formula 1. Voi due. E ora che me ne vado dovete darvi molto da fare. Dovrete dimostrare a tutti che non è solo fortuna se siete qui. Certo, una gara è fortuna. Vincere il campionato è talento. Sì. Adesso mi difendo. La prossima volta che userai il tuo incredibile talento per speronare qualcuno e rubargli i punti, ricorda che non sarà misericordioso. Ma se hanno dato 5 secondi di penalità a te, siete che sei tornato testa di... Ma devo andare. Sì, infatti. Ho delle carte importantissime da firmare. Sono sicuro che vedete. Ciao. Io voglio andare all'Alfa Romeo. Bene. Questa vittoria ti darà molta visibilità. Se vedi che è quello firma l'Alfa Romeo. Troverai un compagno di scuderia. Ti dici, io firmo con l'Alfa Romeo e anche quello firma con l'Alfa Romeo. Minchia, lo butto fuori. Ti immagini? No, sicuramente ti metteranno in come compagnia di squadra. Vuoi scommettere? Due mesi più tardi, vediamo un po'. Tanto tempo vola. Hai vinto? Sì, ho vinto e ho vinto anche il mondiale, quindi sono campione del mondo. Non so come ho fatto, arrivando terzo, secondo e primo posto. Vabbè. Scegli una scuderia di Formula 1. Avanti. Aspettative elevate. Scuderie più prestigiose, vabbè, come Ferrari e Mercedes. Certo, mi pare abbastanza. Le scuderie migliori dipendono dalla vettura. Ok, d'accordo. I bonus. Va bene, finito. Io voglio l'Alfa Romeo. Uomo chiamato contratto. Ah, eccoti. Vieni avanti. Io voglio come compagno del mio di squadra cubica. Sia di tutto. Culta. No, Kubica. Che almeno se mi sorpassano mi incazzo. I risultati nell'ultimo campionato cadetti sono stati notati da molte scuderie di Formula 1. Non hai convinto proprio tutti. Ma non mi preoccuperei di chi hai e chi non hai convinto. Hai ancora molto tempo per impressionarli. Ma concentriamoci sulle offerte sul piatto. Possono diminuire se non mostriamo interesse. Come tu, agente, ti consiglio di vedere queste offerte, cazzo. Infatti. Più avanti ci occuperemo dei dettagli. Alfa Romeo. Vorrei dessi un'occhiata a queste. Alfa Romeo. Ti sei meritato ogni singola offerta. Alfa Romeo. Leggile con Tommy Alfa Romeo! Puoi. Ma non soffermarti sui particolari. Pure la Ferrari. Abbiamo un posto in Formula 1. Che tra l'altro è una... Sì, va benissimo perché è una delle scuderie con valore più basso. Addirittura la Ferrari, la Mercedes mi cercava e questa mi diceva non tanto ti ha considerato, ma battere a pian del cucciolo, scusate il termine. Ui. Compagno di scuderia, chi? Che Raikkonen oppure Giovinazzi? Fai Raikkonen, cazzo, campione del mondo Raikkonen. Quindi scelgo Raikkonen. Ma povero Giovinazzi. Lo so, però figa Raikkonen. Mi piace il cuore, mi dispiace Giovinazzi, ti voglio tanto bene. Scegliamo Raikkonen. Eh no, ma poi vi continuano a dire, fai passare Raikkonen. Ma già c'era scritto per il secondo. Dagli scambi che ho avuto con loro sembrerebbe quindi anche Giovinazzi. Ora li informo della decisione. Dobbiamo ancora finalizzare alcuni aspetti legali, ma questo è il mio lavoro. A parte questo, congratulazioni, te lo meriti. Grazie. Sto cercando io il ricordo. Questo qua mi sta facendo piacere l'orecchio.
pezzo che messo. Prove libere nostre. Forse sono là. Vabbè, pazienza, mi tengo questo. Questa volta mi arrangio. Ok, Australia. Abbiamo conquistato l'Alfa Romeo. Cioè, abbiamo conquistato, ho scelto l'Alfa Romeo perché l'Alfa Romeo è il top per me. Quindi, Alfa, ho chiamato contratto, ha firmato per... E adesso ti dovrebbero far vedere... Siccome sono le prove libere. Ciao Marco! Hey, sei qui. Scusa, l'ha bloccato un auto per uscire. No, perché hai insultato semplicemente l'automoto. Grande Marco, sei il migliore. Benvenuto. Cazzo, sei quello lì? È un turicacca. Vedi? Non importa quanto siano ardue le sfide che incontra, riesce sempre a farsi valere e uscirne di tutto. Ha bisogno di un pilota affidabile, serio e determinato. Sono certa che tu abbia tutte le carte in regola. E quindi? Che devo fare? Ah, guardati intorno. Anch'io. T'ho visto? T'ho visto? No, così dai. Workstation. Ah, ok, eccolo qua. Ho sei messaggi, vediamo un po'. Messaggi posso contenere informazioni se... Ok. Frederic Vasseur. Benvenuto a scuderia. Tra te e Kimi sono certo che avremo una stagione fantastica. La mia punta. Ok, grazie. Carl, chi è Carl? Come dicevo in precedenza, dare la massima priorità. Ma tecnicamente ti dovrebbero fare il tutorial, ma l'ha detto il mio amico Emma. Vabbè, chi se ne frega di signor Alex? Chi è sto Alex? Allora, ritorniamo in workstation qua. Avanza. No, non voglio negoziare il contratto, l'ho appena fatto, che sono i carti. Visualizza albero RS, che cazzo è, non lo so. Sarà qua. Non mi ha detto di... Ciao Marco. Ah, inizia domani a Treasures Map. Wow. Benvenuti a Melbourne per l'evento inaugurale del campionato di Formula 1 2019. La sessione sta per iniziare e l'atmosfera in pista comincia a scaldarsi. Quest'anno si preannuncia ricco di sorprese e questo weekend ha tutte le carte in regola per dare inizio a una delle stagioni più emozionanti della storia della Formula 1. Qui con me in cabina di commento c'è il grande Luca Filippi. Luca, è un piacere rivederti. Cosa puoi raccontarci dei piloti di quest'anno? Ci sono diverse facce nuove, giusto? Assolutamente Carlo, negli ultimi mesi le scuderie hanno chiuso trattative eccellenti. Da dove vogliamo iniziare? Commentiamo il pilota Alfa Romeo? Sì, è senza dubbio un pilota da tenere d'occhio. Si è già fatto un nome in Formula 2 e viene dal campionato corso ad altissimi livelli. Ma anche il suo compagno di squadra, Lucas Webber, si prepara a debuttare in Formula 1 questo weekend. Staremo a vedere, come c'è Lucas stato un episodio, quando ha ignorato le direttive del team e non ha lasciato passare Lucas. L'incidente si è chiuso senza rancori, con una missione di colpa e le scuse di rito. Ma sarà interessante capire gli sviluppi di questa rivalità, ora che i due non corrono più per la stessa scuderia. Quei due non sono gli unici esordienti in arrivo dalla Formula 2, dico bene? No, esatto. Quest'anno segna il debutto di George Russell e Lando Norris, due promesse dell'automobilismo britannico. Poi abbiamo Alexander Albon, thailandese, e infine Devon Butler. Devon è stata una figura controversa nell'ultimo campionato di Formula 2. Ha accumulato diverse penalità durante la stagione.
di cui una per contatto volontario. Sì, è stato un brutto episodio. Entrambi i piloti si sono comportati da professionisti e hanno abbassato i toni di fronte ai microfoni. Ma scommetto che a porte chiuse sono volate parole grosse. Per come la vedo io, questa rivalità potrebbe infiammare anche i prossimi Gran Premi e segnare le rispettive carriere nel mondo della Formula 1. Vabbè. Io col mio numero 79, anche perché il 27 non me l'hanno fatto scegliere. Riguardo alla pista, la prima gara della stagione è sempre molto difficile per noi e anche per tutta la Factory. È la prima volta che la vettura corre dai test invernali. Più è costante il chilometraggio in queste sessioni, più siamo felici. Ah, eccolo qua. Familiarizzazione. Sì, contracciato. Ah, vediamo com'è questa cosa qua. Ti spiega come prendere le curve. Devo prendere il tabellone, mi dà più punti, sì. Dove sono i tabelloni? Ah, forse perché devo ancora iniziare. Esatto, cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Più rapido sarai nel superare la curva, maggiore sarà il tuo punteggio. Dovrai anche utilizzare il DMS nella zona DMS. Zona DMS in arrivo, controlla il punto d'attivazione sul DMS. Beh, sta andando abbastanza bene. Che è successo? Che sono rossi? Madoschia, poi qualche altro culo. Stava andando addosso a muretto. No, mancata.
bella. E sta andando benissimo. Mi piace sta questa. Porco due. No! Puretto! Programma completato, ottimo lavoro. Torna al garage e ci metteremo a elaborare i dati. Stavo per andare dritto, pensavo che fosse partito il coso manuale, automatico. Box. Te l'ho detto io, mi ha detto ok, d'accordo, puoi venire. E poi mi... Quindi non fate nulla? Ah, ok, sono svegliato. Farò l'appuntamento quando vengo da te. Va bene, non ti preoccupare. Ok, beh, praticamente ho fatto la prima, seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, la nona e la decima, la undicesima come miglior tempo. Vedi, adesso vedi che c'è gestione carburante, gestione gomme, gestione sui tutorial 33,7 gestione gomme. Ah, la cosa della gestione del carburante era che mi diceva controlla cos'era quella roba là. ERS. La radio più che altro non ho capito come attivarlo o meno. Forse è quella cosa che ho fatto prima. Vediamo, mi... Se vuoi reperire delle informazioni specifiche o vuoi effettuare dei cambiamenti alla vettura nel corso di un pit stop, dimmi pure di cosa hai bisogno alla radio. Tieni premuto il pulsante della radio per attivare il sistema e potrai impartire il comando a voce o selezionarlo manualmente dalla schermata radio che comparirà sul display multifunzione. E ho capito. Mentre la radio è attiva, puoi sfogliare i gruppi di comandi con il pulsante TMF. Qual è la il tasto della radio e qual è il pulsante TRF? Perché non ho capito. Cioè, non c'è scritto radio. Devi comprare il volante e la radio vera. Adesso compro la radio, c'è della radio, vedo che
Io penso che sia questa la radio. Oh merda. Ripeti, abbiamo problemi di ricezione. Sono fuori. Che dice? Tieni premuto da sto radio. Ma come funziona la cosa della gestione delle onde? Dobbiamo assicurarci che tu sia in grado di gestire le gomme nel giro. Quindi cerca di ridurre l'usura delle curve. Presta particolare attenzione quando acceleri all'uscita dalla curva. Ma vedi quella barra ti dice quanto. Sì, ma quella barra nel gioco non c'è. Completamente rosso. Acceleriamo, i dati sulle gomme sono inutili se non abbiamo un buon ritmo. Se non riportiamo il tempo delta nel verde dovremo rieseguire il programma. Acceleriamo. Che fa l'Alfa Romeo non essere una tra le grandi con grandi aspettative. Vabbè, perché è nuova, una nuova scuderia, quindi adesso non so da quanti anni c'è. Penso che sia nuova di quest'anno.
Quindi devo rifarlo perché non è, non sono riuscito. Vabbè, rifaccio questo qua delle gomme. Anche se non l'ho capito. A quanto poi devo tenere la cosa verde, ma... bisogna completamente rosso. Cosa delle gomme non, non l'ho capita però. Ah, forse perché devo prendere bene il corpo lì. Cacchio, perché è che deve essere rosso quel coso lì? Sul verde, porco due.
Ok. Porco cane. No! Mamma mia, mi ha fatto un pelo. Vabbè, se non rompiamo un musetto al giorno, non togliamo il medico di torno. No, ma che cacchio! Però non ho capito, tu l'hai capito? Voi l'avete capito? Cioè avete capito cosa bisogna fare? Cioè a parte fare il giro, cioè devo scaldare bene le gomme, non... Boh. Anche perché se non le faccio tutte non so se mi fanno gareggiare. Ciao Ria. Intanto c'è un'ora e mezza? La miseria. Le riparazioni alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Finora il nostro miglior giro è 1.33,7. Ma Bottas non era inglese? No, non mi pare, perché? Ah. Ma come si chiama quell'altro? A parte che Lucas Weber è come al solito dietro. Siamo decimi, ah, punto più veloce, Butler. 305,5 km/h. 19esimo. Si è fatto il figo. Vabbè, 1.337 invece Hamilton, 1.334 sono tra Vettel e Kvyat. Sono davanti a Leclerc. Tempo rimanente un minuto, poco due. Alla pista. Albert Park è pieno di curve difficili ad alta velocità. Per esempio la prima o la sequenza sinistra-destra delle curve 11 e 12. Ti dovrai azzardare parecchio con la velocità in entrata. Tutto a posto, state indietro, l'auto è pronta a scendere in pista. Vediamo. Dovrei portare le gomme a temperatura. Capito quelli lì che macchina hanno gli andati, che scuderia, quale scuderia hanno firmato. Comunque se sceglievo la Ferrari tenevo come compagno di squadra Leclerc. No! Porca troia! La tua ala anteriore è danneggiata, non spingere troppo finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Quinto. Finita la sessione. Rivediamo la classifica alla fine della sessione. Con i primi tre, Bottas, Hamilton e Sebastian Vettel. A giudicare da queste prove libere ci aspetta un fantastico win. Il Räikkönen è dodicesimo. Ah,
Verstappen è olandese. Webber, ah, per la Williams ha firmato ed è quindicesimo. E c'è l'altro fenomeno, Butler ultimo con la Toro Rosso, cioè ventesimo. C'è stato il figo, io fumo per Formula 1, voi giocate con i coccotti, con i bambini. Allora, trappi under chat. Ok. Ottima giornata. E tu che ne dici? Tu che ti dico? Avete lavorato tanto, ma eccoti qui, al debutto in Formula 1. Devi essere molto felice, no? Allora, come ti trovi con la scuderia? Ti stai ambientando? Cosa ti aspetti da questa stagione? Vuoi solo ambientarti o punti più in alto in classifica? Alfa Romeo, reputazione aumentata. Ottimo, ed è tutto. Rimarrò sempre all'Alfa Romeo. Appena mi arriva il contratto con la Ferrari. Con la Ferrari, fammelo sapere. Dietro le quinte. Oh cazzo, era ancora in linea, era ancora in diretta. Intanto vi avviso che ho perso ancora i calzini. La mia lavatrice se ne magna. Non so se la cosa può essere di vostro interesse. Beh. Cosa vuol dire sportività, spettacolarità? Cioè, se spettacolarità vuol dire che è tampono? Novellino a veterano? Vabbè, avanziamo. Ah, ok, la prova libera 1 è andata. Facciamo la prova libera 2. È lunga sta cosa, eh? Ah, che volendo penso si possa saltare, però. Sì, no, però, vabbè, visto ci siamo. Sono utili. Magari più avanti, nei prossimi live. Sono utili per capire. Allora, voglio continuare con sta cazzo di gestione di gomme perché non ho capito cosa bisogna fare. Cioè non ti spiega niente, non ti dice cosa devi fare. Triangolo che ti fa fare? Ah, la gestione delle gomme. Prego. Grazie Mirko, vabbè, ormai. Grande. Buonanotte. Gestione delle gomme, a parte il crociere della Formula 1, data che la compressione delle gomme... ma non ti spiega niente. Bah, vabbè. Vabbè, facciamo questo. So che può venire la tentazione di concentrarsi solo sulla gara, ma dovremmo trovare un po' di tempo per terminare il programma simulazione qualifiche. Prova a completarlo prima della fine. Zitto, capala. Thank you.
vedrete rosso. Porco il 2. Adesso sono sul verde, non so come ho fatto. No, sono sul rosso, porca zozza. Secondo me devo fare la gara senza uscire di pista. Sarebbe la cosa normale. Il problema è che qua all'inizio sono sul verde, poi su qua perdo il punto. Dai, cavolo. Questo è l'ultimo giro del programma. L'ultimo giro del programma. Vaffanculo. Una macchina davanti mi ha messo. Dai, Cristoforo Colombo. Però sono sul verde. Ah, tu lo sapevi che DRS andava disattivato quando arrivavi alla fine del pezzo del DRS? Ah, no, perché non era automatico. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Penso che sia questa la gara.
che me l'ha detto. Anche in Formula 2 è così, eh. Ciao Mitico! Ciao Giardello! Tu sai come usare le gomme? Ma forse non le devo usurare, non le devo evitare di farle usurare, boh. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Ma quali danni? Su. Ok. Dai, muovetevi. Vabbè, sta cosa delle gomme la salto. Faccio direttamente le... Ah, l'obiettivo della scuderia è di stare tra i primi 10. La schermata delle impostazioni auto sul tuo display multifunzione ti permetterà di modificare diverse impostazioni mentre guidi. Apri il display con il pulsante DMF, quindi potrai scorrere in alto e in basso fino all'impostazione che vuoi cambiare. Finora il nostro miglior giro è 1 minuto 36,0. È pieno di macchine. Siamo sesti nel punto più veloce, 304,7 km orari. Ah, devo battere il primo. Alla pista, non posso stare dietro a quello là, a quel dilettante, giro veloce. Ah vabbè, obiettivo raggiunto.
Ok. Migliorare il mio tempo. Questa curva non mi esce mai. No. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. Settore sono andato bene, secondo team merda, vabbè sono anche uscito. Sempre sta curva, porca la trota! Oh, finalmente. Va cagaccio. Thank you.
questo giro devo fare migliorare il mio tempo. Stavolta mi è venuta. Però almeno non sono uscito tanto di pista. Cazzo! La tua ala anteriore è danneggiata, avrai problemi di rendimento in pista. Sai che quella curva sarà la mia rovina del Gran Premio. Sai che rimetto l'assetto automatico di prima. Sto facendo peggio. Oh, mazza che roba. Alla vettura ci hanno preso un po' di tempo. Il nostro miglior giro finora è 1 minuto 36,0. Ok, allora. Se soffri di sottosterzo vuol dire che le gomme anteriori non hanno abbastanza aderenza. La vettura non riesce a inclinarsi sulla gomma, probabilmente a causa di sospensioni anteriori troppo rigide, oppure l'ala anteriore non produce una deportanza sufficiente. Con questo beh vediamo se è così. Viva l'Alfa. Decisamente meglio.
Oh, cazzo, ho sbagliato assetto, te credo. Ho sbagliato curva. Bella sta curva, dai. Non so quanto fate, siamo a 1,35. Diciottesimo addirittura. Ripassiamo le prime tre posizioni, ovvero le seguenti: Perez, Butler e Charles Leclerc. Le prove libere non hanno deluso, ma lo spettacolo è appena iniziato in questo grande weekend di corse. 1,35. Ah no, mi ha annullato il giro. Perché? A 1,35,6. Meglio di Russell, ma l'aveva fatto meglio. Ah, perché lo confondo con l'altro. È meglio di Lucas Weber. Guardate che sto sopra quei due. Ok, ultima sessione di prove libere. Adesso che ho capito bene o male qual è l'assetto migliore per me. Innanzitutto, congratulazioni. Devi essere molto felice. 18° posto. Oggi hai dato il massimo nelle libere. Stavi provando nuovi componenti. Che impatto avrà la tua penalità sulla strategia di gara? Hai lasciato un sacco di vernice sui muri oggi. Ti mancava aderenza o hai valutato male qualche curva? Ottimo, ed è tutto. Ma scusa, ma quale penalità mi ha dato? Cioè, mi ha dato pure una penalità, ma quando? Cioè, iniziamo bene, cavoli. Dai, prove libere 3. Poi finito prove libere 3, stacchiamo e poi domani facciamo le qualifiche e il Gran Premio. Così almeno. Questo.
sono migliorato. Sono 1,35 o 1,33. Con questo giro passi in testa. 1,32. Sono sopra Hamilton. Norris è secondo. Che cacchio è Norris? Eravate proprio pronti, ragazzi.
sono un po' sporche le ruote, a quanto pare. Comunque è bellissimo sto gioco. Anche il realismo impressionante. Guardate come sono conce le ruote, per me adesso è troppo tardi, non si vede più perché c'è l'ombra. Faccio i pezzi di sassi di terreno quando sono uscito. Praticamente io è la curva 9 che non la curva 8 che non la prendo benissimo. Non manca molto alle qualifiche, quindi faremo meglio a completare la valutazione del ritmo di qualifica. Così facendo potremmo ottenere dei dati utili per l'RS. Allora dov'è che si sente? Vabbè. Riprovo con questo, vediamo un po' se riusciamo a... Il nostro miglior giro finora è 1.21,9. No, morto. È sempre rosso sto coso. Acceleriamo, i dati sulle gomme sono inutili se non abbiamo un buon ritmo. Se non riportiamo il tempo delta nel verde dovremo rieseguire il programma. Delta nel verde, ma cosa faccio per andare su? Però c'è sul verde. Calato vistosamente. Cosa faccio di sbagliato? No! Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. Va bene, sto bene. Ho preso malissimo la curva. Non è neanche colpa sua. Cioè, sono andata addosso. Vabbè.
Ok, partiamo da qua. Qui ho preso malissimo la curva. Beh, in questo caso sì, più colpa mia direi. Di tirati dalla sessione, perché cacchio. Io sta cosa delle ruote non l'ho capita. Hanno superato il traguardo. Queste le prime tre. Hamilton, un Alfa Romeo e Max Verstappen. Le prove libere si chiudono qui ed è ora di salutare. Hamilton, un Alfa Romeo e Verstappen. E già, dietro l'angolo. No, perché probabilmente non ho dato il nome. Avanza. Va bene, le prove libere essere secondo. Innanzitutto, congratulazioni. Devi essere molto felice. Hai avuto un problema nelle libere. Avrà effetto sulle qualifiche o sulla gara? Ti sei impegnato molto in prova. Stavi testando qualche novità? Ok, non ho ancora capito bene la cosa delle gomme, però vabbè, fa niente. Nulla, dovrei aver finito le prove libere, quindi niente. Vediamo un po' che cosa ci dice. Che sono? 18 e 16, 18 qua. E ho fatto ben poco. Vabbè, nulla ragazzi, siamo giunti ai saluti, direi che per oggi basta, visto che sono oltre 2 ore di live. Impressionante, da poco che non le facevo. Sto gioco è fantastico, ti fa volare il tempo manco te ne accorgi. Domani penso in mattinata continuerò, quindi ci saranno le qualificazioni e la gara, quindi non so che ora, lo scriverò su Telegram, dipende da che ora mi sveglio, e quindi nulla, spero di vedervi anche domani. Vi ringrazio ancora per essere stati in mia compagnia, grazie perché vedrà questo video. Se avete dei commenti, suggerimenti, scrivete pure sui commenti. Porterò questo video poi su YouTube, quindi chi vedrà questo video su YouTube commenti pure, che la cosa mi fa piacere. Quindi nulla ragazzi, ci siamo giunti ai saluti, un saluto a tutti e belle pronte del vostro Cristian Ares, ci vediamo al prossimo video, al prossimo live. Mio nipote sta dormendo e niente, ci vediamo nella prossima. Ciao, ciao ragazzi.